Una donna, una grande artista e una mamma straordinaria. Si chiama Valeria Gracci, è un volto molto famoso, conosciuto da tutto il pubblico televisivo e non solo. Grazie, Grazie. Valeria, di essere con noi. Grazie a te. Non posso non chiederti un commento su quanto abbiamo raccontato in diretta televisiva questa mattina. Abbiamo trattato anche il tema della violenza domestica. Quest'uomo era stato già violento con la madre e l'avvocato della madre, e il motivo scatenante, almeno quello che ci hanno raccontato i giornalisti e le agenzie questa mattina, era proprio l'affido del figlio di questo minore. Probabilmente nella separazione c'erano già stati momenti di violenza domestica da parte di quest'uomo. Guarda, intanto buongiorno e grazie. Sicuramente non è facile arrivare con un'intervista dopo quello che abbiamo visto, perché sono immagini drammatiche. Io ti posso dire che quando due persone si separano, sicuramente i figli sono quelli che più pagano questa separazione, questa scelta. Lo dico per esperienza personale, perché sono figlia di genitori separati e perché mi sono separata anch'io. Non sono nel primo né nell'ultimo caso, ce ne sono tantissimi, e purtroppo i bambini dovrebbero essere tutelati ancora di più. I tempi della giustizia dovrebbero essere un pochino più veloci per alcune situazioni, e questo lo dico perché so quello che dico. E poi bisognerebbe forse che anche nelle scuole si educasse un pochino di più all'educazione, alla gentilezza, al rispetto e soprattutto alla normalità. Purtroppo a volte si instaurano guerre strane tra due persone che si sono amate, e questo non è chiaramente amore, lo sappiamo bene. Per cui cosa ti posso dire? Ti posso dire semplicemente che io cerco di fare il possibile per quanto mi riguarda, e che mi piacerebbe che venissero sostenute un pochino di più le famiglie, le mamme, anche i papà, ci mancherebbe altro, ma soprattutto i bambini, perché come hai detto prima tu, i bambini sono quelli che veramente ci fanno le paghe in queste situazioni, ed è un peccato, perché saranno poi gli uomini e le donne di domani e dovrebbero essere un pochino più sostenuti. So che le tue parole sono sentite, che le sensazioni di cui tu parli le hai provate in prima persona, e so quanto forte è il messaggio che tu vuoi lanciare oggi proprio per questo, no? Per tematiche così importanti che, al di là delle proprie esperienze personali, poi sono temi che toccano veramente molte donne, anche tante donne che ci seguono a casa, che ci stanno ascoltando in questo momento. Per cui poi la cosa più importante, oltre a tutelare, a sostenere la propria vita, è anche sostenere la vita dei propri figli. Guarda Eleonora, io dico sempre una cosa: quando mi sono aperta e ho raccontato, nel limite di quello che si può raccontare in televisione, certo, la mia esperienza, questo deve essere chiaro, ci sono state molte donne nella vita quotidiana, sui social, che mi hanno ringraziata, e non riuscivo a capire per quale motivo mi ringraziassero. Si stupivano del fatto che una come me, che lavora in televisione, che di fatto fa ridere la gente di mestiere, potesse vivere un'esperienza simile a tante altre donne. Ecco, quello che dico sempre è che io non sono diversa da altre donne, faccio solo un lavoro diverso, ma poi nella vita di tutti i giorni sono una mamma, sono una figlia, sono una persona normale che fa le cose delle persone normali. Magari ho qualche possibilità in più, per questo sono molto fortunata. Io ho fatto molta analisi, sto dando a mio figlio la possibilità di fare un percorso di psicanalisi, che non è da poco. Dovrebbe essere inserita nelle scuole, secondo me, l'educazione alla psicoanalisi. Dovrebbero proprio, ecco, credo non solo nelle scuole, ma proprio capire quanto è importante, no? Che ci sia un percorso di aiuto anche per i figli. Allora, questo tuo figlio meraviglioso, che adesso ha quanto? 11 anni e mezzo. 11 anni e mezzo. Allora, queste sono preadolescenza. Immagini dedicate a te, Valeria. Grazie. Mamma meravigliosa, e al tuo meraviglioso figlio, Pierluigi. Guarda. Ti voglio tanto bene e ci sarò per te, se sentirai nel cuore un amore che non c'è. Ti voglio tanto bene e ti raggiungerò con tutta la mia voce,
ascoltami, io canterò per te. Mi sentirei nell'aria, entrare nei tuoi occhi, sola nell'anima. Canterò per te. Perfetto. Mi sentirei perfetto. La tua famiglia, lui. Sì. Quando eri incinta, quando lo abbracci. Hai mai cantato per lui? Sì, sì. Noi abbiamo proprio una canzone di Gianna Nannini, senza neanche farlo apposta, non è questa, è un'altra. Però sì, noi abbiamo un rapporto davvero speciale, io e mio figlio. Sono una mamma molto severa, ma al tempo stesso anche molto leggera su alcune cose. Fa molto effetto vedere queste immagini sorridenti e felici, che appartengono anche a momenti, certo, meno felici. Però io, come ti dicevo prima, sono stata molto fortunata perché ho i miei genitori che sono davvero fondamentali in questo momento della mia vita e che si sono anche dovuti un po' sopportare a un certo punto, perché si sono separati 40 anni fa e invece si sono ritrovati. Vedi. Poi gioco forza per darmi. Vedi. Una mano in un momento complicato, e quindi hanno vissuto sotto lo stesso tetto ed è stato molto divertente. E poi vedere Pigi così su queste immagini fa tanto. Senti, c'è una tua amica cara che ti ha aiutato molto. Sì. In questi momenti, come dire, di difficoltà, ma anche di tua grande forza, perché insomma, io un po' ti ho conosciuta, ti conosco, e devo dire che tu sei veramente resiliente, se posso utilizzare questo termine. Intanto mandiamo queste immagini perché raccontano anche di questo momento di difficoltà, anche fisico se vogliamo, e partiamo così e poi scopriamo chi è questa amica. Guardate le immagini. Did you have to go to jail? Put your house on offer for sale? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere takes the color off your hair. Allora, queste protesi che tu porti, no, Valeria, dicevi che praticamente ti permettono di risolvere un problema fisico? Sì, in realtà io le ho ereditate da mio nonno paterno, che non mi ha lasciato terreni, case o altri beni, ma mi ha lasciato una malattia che si chiama otosclerosi, e nel mio caso è bilaterale, cioè... Per cui queste protesi le porti... Per cui ho scoperto di non sentire più ad un certo punto, l'udito stava diminuendo sempre di più e ho dovuto fare d'urgenza due interventi a distanza di 6 mesi l'uno, e ho delle protesi che sono grandi quanto un chicco di riso, piccolissime. Però sono che ti permettono di sentirci e soprattutto di fare bene il tuo lavoro, perché sei veramente... Stai riscuotendo un successone pazzesco. Grazie. E questo va detto. Entri, entri l'amica, eccola... Ecco la meravigliosa amica. No, girati Manila, girati amore, girati. Ma addirittura qua. Vieni, ma vieni qua. Ciao Manila. Quanto sei scema. Siediti. Ecco. Mi tagga, mi dice guardami in TV. Io le ho detto certo, sono davanti alla televisione a seguirti. Scusami, buongiorno. Ma... Allora, tu devi sapere, Leonora, che questa donna è veramente formidabile. Vabbè, ma sembra... Dobbiamo vederci stasera a cena. Sì, ma non sì. mi ha detto niente. Beh, certo, è una sorpresa. Ma dove se volete nascosta? Combiniamo un pranzo. Ma dove eri nascosta? Scusa. Dietro. Ma non ci credo. Sei, io sono piccolina, mi nascondo bene. Sì. Chi è Valeria per te, Manila? Una sorella. È difficile vedere due donne di spettacolo, amiche così vicine. E invece esistono, Leonora, esistono. Io e Vale ci siamo incrociate la prima volta nel concorso di Miss Italia, non te l'ho detto?
Io sono stata concorrente a Miss Italia. Guarda, non scherzare su questa cosa, che lei ha vinto per poco, capito? Ci siamo incrociate casualmente nel momento più difficile delle nostre vite, contemporaneamente, casualmente. Un lavoro ci ha fatto conoscere, il lavoro ovviamente in radio, e poi ci siamo incastrate, abbiamo condiviso, ci siamo supportate. Il pregio di Valeria? Assolutamente l'autoironia in assoluto, che poi l'ha salvata anche nei momenti più drammatici, quasi nei momenti drammatici ci sentivamo e ridevamo, e questo ha permesso in realtà di superare questa dei momenti. Donna nel momento più drammatico della mia vita, e lei lo sa bene, sì, mi diceva tutte le mattine: ricordati chi sei, sì, ricordati che forza hai, ricordati che oggi sei Valeria Gracci. Come possiamo dire, oggi chi è Valeria Gracci? Oggi Valeria Gracci è una donna che ha, due balloon forti sotto, si può dire due in Rai, balloon, e che non ha più paura, Eleonora. Bene, ecco, con questo messaggio voglio concludere. Che non ha più paura, mi piaci così, mi piace la tua forza, la tua determinazione, ma soprattutto la tua generosità, perché tu sei solidale con le donne, questo io lo devo dire. E poi adesso è consapevole di quanto sia amata, e l'amore ha tante sfaccettature. Venite qua insieme a me? Ma ci vediamo tu in mezzo, stasera, tu in mezzo. Invitate anche me? Posso venire io? Valeria Gracci, grazie Valeria di essere stata grazie con noi. Saluta tutti gli amici, perché tu ciao mamma, ciao Simona, ciao Paola, ciao ragazze. Ciao. Allora ci vediamo.